Pen Show di Milano. Yeah, how much is it? No, not for sale, just for show. Non so dove sono. I got a couple of Williamson somewhere. Ok, you, allora come just a, zona 900, giusto? Come stand? Sì, zona 900. Ti sto filmando le penne. Bene. Non filmare me. No, no, i volti non li riprendo. Bravo. No, cioè, nulla da dire sul volto, però. No, per discrezione. C'è da dire. La restante parte di zona 900. Questo è ancora tuo? Sì. Giusto? Ok. Ok. Stand un po' più dedicato a Omas. Assolutamente, ci sono nate e ci morirò, quindi del signor Tagliani Marco. Marco Tagliani. Poi Marco, se vuoi darmi i riferimenti eventualmente li aggiungo. No, va bene, anche se in comune col sito di Tom, che invece è in questa parte qui. Temboard. Ok. Questa qui. Una ogiva che mi ha già fatto vittima. Sì, sì, a Bologna. Primo pen show. È andata malissimo, malissimo. Questa è la sorellina che mi sa che ha il pennino flessibile, guardate che riflessi. Stand ficca, sì, le penne ok. A chi appartiene? Rosario. Ah, Rosario ha per caso un riferimento online che posso aggiungere alla recensione? Torino, 12 ottobre. E non ce l'ho. Vabbè, se no anche citando la voce va bene. Allora, gross1964@gmail.com. Ok, contattare questo indirizzo. Perfetto. Se siete interessati a qualcuna di queste ficcao. Perfetto, grazie mille. Prego, ci mancherebbe, grazie a lei. Che bella. Questa... sempre allo stand di Francesco De Leo. Nella collezione personale, ma ci mancherebbe. Non è in vendita. Insomma, dovete faticare per estorcergliela, non ve la dà così facilmente. È senza. Sono senza parole, veramente bellissimo. Uno spettacolo. Scatola originale, poi. Segno di distinzione. Il commento è di Domenico 98. Va bene, perfetto. Grazie mille. Omas Extra. Extra celluloide wild. Sul design della Parker Duffel Streamline. È un gioiello, bellissima anche questa. Però, se devo essere sincero, una delle mie preferite. Vediamo dov'è che posso trovarla. Dove posso trovarla? Aurora Duplex, questa piccola lapislazzuli, un gioiello in confronto alla Aurora Duplex grande. Spettacolo.
Sì. No, ma che bella che questa qua. Questa qua è una Williamson, misura grande, con questo tipo di logo. Questo è il logo su tre, su due righe. Aspetta, aspetta. Gira sul logo. Oh, ok. Che diciamo che riprende molto il design della Parker Rockmatic. È un caricamento pulsante questo. I pennini sono un pennino numero 6, meraviglioso. Ok, allora, stand di antica cartoleria 900, sono a Milano, del signor Alberto Capponi. E qui c'è quello che gli è rimasto, povero signor Alberto, l'hanno preso d'assalto. È il primo momento che riesco finalmente a trovare il suo stand con lo spazio sufficiente per infilarmici. Bellissimi questi, bellissimi calamai. Locus terribilis. Cosa anche le bizze. Devo riprendere anche i bellissimi testi che ha, alcuni molto rari. Posso, signor Alberto? Ecco, una roba del genere a me. Non è, questa è una collana della Letizia Jacopini, questa fanciulla che c'è dietro là. Si è fatto, sono 25 numeri, ma secondo me è una delle opere più interessanti in italiano che siano mai state fatte. Un argomento penna. Che bella! Tanto bene. E sono 25 numeri. Ti ricordo quella la rivista è chiusa. Quindi una rivista che non c'è più. La poggio un attimo dove la posso poggiare, qui, così la sfogliamo con calma un attimino. Questo però è relativamente calmo, giusto per settembre del 1994. Ha sbavato un po', ma ha messo la firma ora. No, la. Sì, 1994. Sì. Ma è ricca di informazioni su tutto, sulle penne italiane. Sicuramente ricca. Ai tempi era forse l'unico organo che bello. Parlava di penne che avevamo in Italia. Ha fatto veramente un ottimo lavoro. Il pezzo non faccio complimenti. Anzi, no, aspetta, che faccio portare. Scusa, se prendi una sedia anche da lì, perché c'è l'altro, l'altra persona del. Ora ve ne faccio portare due. Grazie. Bene. Praticamente una biblioteca. Mamma mia. Ah, questi sono gli altri numeri dal 6 al 10. Dovrebbero essere tutti, sono 5 volumi. 5 volumi della rivista di cui si diceva prima. Poi oltre a questo. Successivamente non è stato più fatto per niente di simile. Almanacco della stilografica. Che bello! Questo è in italiano, ma tratta. Che bello, ragazzi! Di Milano. Guardi, a Milano c'è ancora, stiamo chiudendo, però da una parte di una serie di cose che stanno accadendo.
a Monza c'è un divorzio, grazie, perché non valeva la pena anche francese, meglio la UPI nuova. Se il canino non è d'oro, deve stare anche a ripararlo. Se invece è d'oro, fosse d'oro, c'è qualcuno che può mettergli la mano sopra e sistemarlo. Poi mi sto guardando un po' in giro, sono le piccole pene che devo trasformare. Io chiudo dopo 35 anni di mia attività, ma dietro c'è uno che ha cominciato dal 1890. Per un neofita come me, vale la pena iniziare? Beh, è un tormento, è una passione, come tutte le passioni è un tormento, un piacere. Ma io ne ho già tanti passioni, lasciamo perdere quante ne ho avute. Se se ne vuole inserire un'altra, però è tormento. È un dolce tormento. Sì. Se lo lasci dire da uno che ha iniziato da un anno, ma è un dolce tormento. Però io me ne sono staccato, questo qui è la prova del mio mistero. Adesso mi devi far barche. Barche? Ah, modellismo quindi. Fa proprio le barche. Piccole ma barche. Ci darò molto più soddisfazione. No, vabbè, questa custodia prima parla in greco italiano. Italiano. È una 149, sì? Fatta per il municipio. Ah, capito. Bellissimo. Sì. Fa vedere il pennino un attimo. Sì, stia attento. Boh, certo. Bello, bello. 149 Unicef. Bellissimo. Questa è la custodia, con tanto di calamaio. Sì, avevano, come dire, assegnato a dei... degli architetti, diciamo, di realizzare su un prodotto di base che è questo, delle confezioni. Sì, la cosa confezione è molto bello, anche la confezione, sì, sì. Stand Piedimonte artigiano che realizza penne con magneti a neodimio, per cui in buona sostanza una penna, vediamo se riesco a toccarla, rimane sospesa su questo stand, la riprendo così, ecco qua. Sono acrilici, giusto? Acrilico e ebanite. Ebanite, pardon, pardon e moi. In acrilico e in ebanite. Acrilico e ebanite. Ebanite, ebanite. Vogliamo spiegare il movimento di ricarica? Per chi non lo conoscesse. Prego. Sì. Semplice. Filografica magnetica. Caricamento magnetico, fondello magnetico, si estrae il fondello, si avvicina, pistone, si abbassa il pistone. Bellissimo. Questo è un modello, la Lise, oppure faccio anche la magnifica. Tra l'altro hanno dei bellissimi pennini, sto vedendo, belli grandi, in proporzione, una capienza di inchiostro notevole. Capienza di inchiostro, sì, dalla Lisa da 2 ml e mezzo. Quindi superiore a una Twisby VAC 700R. Questo siamo a 1 ml e mezzo. Bellissimo. Se volessimo dare un'idea dei costi indicativa intorno a... più o meno ce li teniamo per noi, poi vi, lo contattate e vi dice sono interessato, dovete faticare. Curioso, questo sembra un regolo, bellissimo.
Vi ricordo, i riferimenti sono questi. Grazie. Ok, stand di Stilo e Stile. Hanno un assortimento di Tomoe River, credo, giusto? Travelers, Midori. Opus 88. C'è un bellissimo video di Domenico Pescosolido sulla Opus 88, andatevelo a vedere. E qui gli inchiostri Platinum Carbon Ink, Hiroshizuku in due formati. Chiedo scusa, giro un po' questo perché sennò... Ah, eccole qua. Ehi là, ciao. Allora, io sono qui le Kaweco Sport. E tu qua caschi, eh? Qua caschi di brutto. Sto anche dall'altra parte, vintage. Hanno detto che c'è un signore che li mette a 2 euro. No, che a me interessa. Quindi un devi bloccare BB il o BB. MBBS, forse. Che è un forum, tra l'altro. Sì. Cinese. Salve, io ieri avevo telefonato. Grazie. Ok, allora, stand di Letizia Jacopini, questi suoi riferimenti, mail, cellulare, sito. Buongiorno. Oh, sei vivo, c'hai un maglioncino da morbillo. Sì, non mi ha fatto morbillo. Bruttissimo. Vengono le bolle. Il maglioncino da morbillo, morbillo non l'avevo ancora mai sentito. Poi comincia a diventare tutto rosso. Aspetta, deve fare un video. Scusate, mi sposto un attimo. Ecco qui. E si riprende tutto. Grazie signora Letizia. Buon lavoro. Ok, stand del signor Vistani. Se siete interessati a qualcuno dei suoi tesori, lo trovate come vistani@libero.it. E ha differenziato, insomma, abbraccia anche il mercato degli orologi, per cui un tampio. Grazie signor Vistani. Meritevole di un po' di attenzione in più. Stipola a caricamento a stantuffo, celluloide, lascio un attimo qui per riprendere meglio il pennino. 14 carati, bicolore, bellissimo. Non ci scriverò mai, Ugo Nib Master all'opera. E c'è una bella coda, eh? Poverino. I ferri del mestiere. Se no, se vuole chiedere al signor Bruori, era lui che si era proposto di cambiarmela se avessimo riuscito ad avere il pezzo di ricambio. Sì, perché io questi qui non li ho mai. Allora, stand di Tom Vesteri, questo è il suo numero di telefono. Ti ho pensato perché hai visto il banchetto dell'americano, la penna. È in Italia, eh? È in Italia, sì. Questo è il suo sito, è il suo contatto mail. Nell'ordine di 18. No, io sono contenta perché ho trovato una bellissima. Cominciamo a vedere un po' di ogiva.
Thomas Arco Brown. È così che il buon Tom la volta scorsa mi ha danneggiato a Bologna. Extra luce in Thomas. Bellissimi riflessi. Arco Green. Brutte, bruttissime penne. Questa, se non sbaglio, è quella che monta il pennino extra flessibile. Lo riprendo da vicino. Ecco qua, extra flessibile Omas, 14 carati. Bellissimo. E il buon Tom fa anche, vabbè, a parte queste qui, ha altre ogiva perché si annoia. Questa cos'è, una Milord o una Paragon? No, Paragon. Paragon, per le misure effettivamente. Queste le fa lui. È un acrilico. Christie's ebanite e acrilico. Ebanite e acrilico. Grazie Tom. A te. Mi separo. Ok, stand di Brixia Fountain Pen, questi sono i suoi riferimenti, guardiamo un po' i suoi tesori. Ah, c'era già. Lavori anche la celluloide, giusto? Sì, esatto. Ok, quali sono, cosa posso mostrare di fatto da te? Allora, questi sono dei semilavorati che ho finito io. Sì. In serie limitata, e qua invece ci sono dei pezzi unici che faccio proprio da zero. Qui. Partendo proprio dalla barra, dal pennino antico. Che la barra è questa, giusto? La barra è proprio... L'avevi la notte scorsa a Bologna? Quest'anno te l'hanno rubata. No, non le ho portate perché sapevo che il tavolo era piccolo. Allora ho detto, se porto anche le barre di celluloide, dopo devo uscire io dal tavolo. Ok. Recupero. Questa l'hai fatta tu? Sì, le ho fatte tutte io. Sì. Mamma mia, che bella. Grazie. Sono tutte edizioni uniche, per cui faccio una penna, non misuro niente, quindi ogni penna è unica e... assolutamente diversa rispetto a tutte le altre. Celluloide Wild questa, giusto? Esatto. Bellissima. Grazie. Complimenti.